Bene, oggi vorrei proseguire con voi il tema del benessere animale, soprattutto la disponibilità del pascolo per alcune categorie di animali come le asciutte e le manze. Come veterinario stimo che questo momento sia uno dei momenti più delicati, il periodo dell'asciutta, e che in troppe poche aziende si sfrutti il pascolo per le vacche di questa categoria sia produttiva che riproduttiva. Quindi lo scopo di questo video è semplicemente di farti vedere quali sono i semplicissimi elementi che costituiscono un pascolo e farvi vedere soprattutto come stanno gli animali bene in una condizione naturale che si può realizzare anche nell'allevamento moderno. Quindi quello che volevo farvi vedere è come ruminano tranquilli, come riposano su una superficie morbida. Oggi è una giornata ventosa ma con cielo un po' nuvoloso, c'è in fondo un'area in cui viene messo il fieno, ci sono i cani dei vicini che fanno un po' di confusione e su tutto il perimetro di questo prato c'è una recinzione, una semplicissima recinzione che può essere elettrica o può essere una recinzione semplicemente con paline, è una rete. Poi vi farò vedere anche l'area di approvvigionamento. Voi sappiate che le bovine in questa condizione riprendono un elevatissimo benessere, pronte per affrontare la lattazione successiva. Quindi cercate di fare i pascoli. Logicamente dove c'è un pascolo ci deve essere la disponibilità di mettere del fieno, quindi la possibilità di mettere il pallone al coperto, e magari di avere anche le autocatture che consentano eventualmente di catturare gli animali al rientro dal pascolo, perché uno dei problemi è proprio quello di recuperare gli animali, anche se in realtà con un po' di mangime si ottiene il risultato. È logico che la metratura del pascolo deve essere abbondante, devono esserci degli ampi spazi, vedete la recinzione e vedete anche la possibilità di avere del bosco per fruire di ombra durante la fase più assolata della stagione. Gli animali si sono alzati, scusate il controluce, ora li andremo a vedere da più da vicino. Le vacche sono curiose e tranquille e notano la mia presenza come quello di un visitatore.